voce e fedeltaci. Capitolo 5 della Lumen Gentium dice questa vocazione universale della santità, cioè fare le cose ordinarie di ogni giorno con uno straordinario amore di Dio, una straordinaria intenzione. Naturalmente un vescovo è chiamato a una responsabilità grande e quindi anche a una, lasciatemi dire, sofferenza particolare, non perché è perseguitato o chissà quali, no, ma perché la responsabilità grava sulle sue spalle e la responsabilità di guidare una chiesa, di annunciare il Vangelo, di raccogliere i lontani, perché il grande rischio della chiesa che perda la sua, il suo DNA missionario, perché Cristo ha mandato gli apostoli in tutto il mondo ad annunciare il Vangelo. E questa è una fatica, e questo è un problema. Io credo che ogni vescovo, quando programma i suoi piani pastorali, tiene conto dei fedeli, dei uomini, di quelli che la frequentano, ma deve soprattutto tener conto come interessare i lontani al Vangelo, alla persona di Cristo, come avvicinare la salvezza. Ebbene, la sofferenza di cui Paolo parlava nella lettera ai Colossesi, completo della mia carne, quel che manca la sofferenza di Cristo a favore della sua Chiesa, e insomma non è che la sofferenza di Cristo manchi in realtà in senso oggettivo qualcosa, perché ha avuto un valore infinito, ma manca la nostra parte, cioè ciascuno di noi ha la sua croce da portare e la forza per portare la croce il nostro santo l'ha ricevuta dalla grazia del sacramento dell'Episcopato, ma anche dalla sua forza e energia spirituale fondata soprattutto sulla preghiera, sulla contemplazione, eccetera. Quindi io credo che sia molto importante che, proiettando questa pagina di Paolo che parla della sofferenza per annunciare il Vangelo, la vediamo realizzata in San Giuseppe Maestro. E finalmente, come non accostare con facilità la figura del Barello all'immagine di Cristo buon pastore di cui ci parlava il Vangelo di Giovanni, capitolo 10, e che abbiamo sentito proclamare dagli altri. Io sono il buon pastore dà la vita per le pecore. Possiamo dire che volendo 50 anni vuol dire che si era consumato nel lavoro pastorale, nella dedizione alla sua congregazione, ma anche e soprattutto alla chiesa di Asti, alla chiesa di Appi di cui era vescovo. E quindi il pastore che conosce le pecore, che le chiama per nome, che le conduce, che dà orientamenti, il pastore che è esempio del suo gregge, il pastore che cerca la pecora smarrita, i lontani, per radunarli tutti insieme sotto la guida del Signore Gesù. Ecco, questa è la seconda cosa, il secondo passaggio che mi premevo sottolineare per dire come onorare il Marello, orientando sulla nostra vita la luce che la parola di Dio dà alla figura della santità di questo nostro santo Giuseppe Marello. E l'ultimo pensiero veloce che vi lascio è questo: quale frutto, sarebbe interessante che qui venisse il padre generale o il padre provinciale a dire quale frutto loro si aspettano, ma c'è il testo di Asti, Marello prete di Asti, l'ho già detto prima, c'è il vescovo di Appi, ci sono io, ci siamo noi che conosciamo, siamo le volte del Marello. Quale frutto noi ci aspettiamo o desideriamo? Io mi permetto di suggerire qualche indicazione. La prima è un augurio che faccio agli oblati di San Giuseppe. Io mi auguro di ricordare a 10 anni la canonizzazione del loro santo fondatore, che questa ricorrenza susciti una specie di terapia d'urto. Tutti capiscono che cosa vuol dire? C'è una spinta straordinaria verso che cosa? Verso la ricerca della santità. Perché ci si fa religiosi, ci si fa cristiani, cercando la perfezione della nostra vita, la santità della nostra vita. Quindi è un primo frutto che io mi auguro, possiamo anche implorare e augurare ai cari fratelli e amici che ho dato in San Giuseppe, è che il santo Giuseppe Marello susciti loro questo slancio verso una vita santa, perché è solo questo che poi rende efficace e fruttuoso il lavoro pastorale.